In passato, per tanti anni, la Regione non ha investito sulla progettazione. Siamo convinti che chi non progetta non può avere una visione e chi non ha visione non può avere futuro. È l'attacco dell'assessore regionale Francesco Baldelli, che ha fatto il punto sulle opere incompiute nel corso di un incontro dal titolo Le infrastrutture e lo sviluppo economico nelle Marche. Lo studio di Union Trasporti, su iniziativa della Camera di Commercio e dell'Assessorato alle Infrastrutture, dedicata all'impatto economico, sociale e ambientale di tre grandi opere selezionate nella nostra regione. La mancata visione che è appunto mancata alla nostra regione negli ultimi 20 anni e oltre, è già costata il costo del non fare 3 miliardi di euro per opere infrastrutturali non realizzate. Tra questo l'anello ferroviario che unisce tutti i territori interni delle Marche con la nostra costa e con le dorsali principali, ossia la linea Adriatica e la Roma-Ancona. La viabilità della Valle del Potenza, con la mancanza di un casello autostradale e con le bretelle di connessione della valle con l'autostrada A14, e la ferrovia dei Due Mari, la cosiddetta Ascoli-Rieti, che anch'essa nel solo tratto marchigiano ci ha fatto perdere oltre 1 miliardo di euro di sviluppo della nostra regione. Quindi una mancata perdita per l'economia delle nostre imprese, una mancata perdita per il PIL della nostra regione e quindi conseguenzialmente anche della nostra nazione. Questo è quello che stiamo pagando per questa mancata visione. La giunta Quaroli, ha proseguito Baldelli, ha messo sul tavolo in meno di 2 anni circa 12 milioni di euro. L'obiettivo, ha poi aggiunto il governatore, è dare risposte chiare e inequivocabili per una progettualità che sappia connetterci sia tra territori provinciali che regionali, ma soprattutto con le infrastrutture di grande portata come l'autostrada, la ferrovia, l'aeroporto e il porto. Oggi è necessario avere queste infrastrutture per poter essere competitivi. Noi abbiamo un ritardo accumulato negli anni molto importante, però c'è anche una progettualità che mi sembra stia correndo molto velocemente. Siamo fiduciosi sul fatto che si possano superare questi gap in un periodo anche piuttosto breve. Certamente resta che il fatto che la volontà deve essere condivisa con alcune regioni limitrofe, e su questo mi sembra che c'è la volontà da parte di tutti, e poi sicuramente con il governo centrale che deve dare il sostegno, perché certe infrastrutture non possono che prescindere, soprattutto dal punto di vista finanziario, da investimenti importanti che la regione da sola non può sostenere. Le difficoltà oggettive, ha spiegato invece Sabatini, di spostarsi in tempi ragionevoli sul territorio e dal territorio verso destinazioni nazionali e internazionali, così come la carenza di intermodalità per il trasporto delle merci e allo stesso tempo il forte dissesto idrogeologico, mortificano le potenzialità di una regione che può vantare innumerevoli risorse produttive. Abbiamo un sistema imprenditoriale che ha necessità di connettersi con il mondo. Abbiamo un sistema imprenditoriale che ha voglia di poter ritornare a essere veramente vicino a quei player importanti per i loro prodotti, per le loro relazioni e per le attività che loro mettono in campo. Allora, partire da uno studio di analisi dei dati ci dà la possibilità di conoscere le esigenze su alcune infrastrutture. Partiamo su 3 linee, di studio che abbiamo voluto mettere in campo, però lo allarghiamo anche a tutto il mondo, diciamo, della connettività con il progetto BUL, e all'interno di questo stiamo proprio trovando anche quelle sinergie che possono aiutare anche l'entroterra, le zone più lontane, a essere più vicini a livello telematico con il mondo.